Commissario tecnico della Nazionale Ciclistica Italiana, Davide Cassano, oggi questo giovane Rodolfo per la presentazione della tappa del 16 maggio. La tappa più a sud d'Italia, no, con l'arrivo più a sud d'Italia, 233 km, una delle più lunghe, le prime salite, che tappa sarà secondo lei? Ma è una tappa abbastanza impegnativa con questa salita nel finale, una salita lunga, 600 metri di dislivello, Coppa Casarinelle. Il campione della montagna sarà a 13 km dal traguardo, non è una salita durissima, non penso e non credo che gli uomini di classifica si daranno battaglia, ma non si sa mai perché come hai detto la tappa è lunga, la tappa potrebbe anche trovare caldo, potrebbero i corridori trovare vento, quindi è una tappa che deve essere corsa con particolare attenzione. Tralasciando l'aspetto sportivo, che cosa c'è dietro il Giro d'Italia, soprattutto lei che l'ha raccontato per tanti anni anche come telecronista della RAI? È una grande avventura, io l'ho corso per 12 volte e l'ho commentato per 16, devo dire che è una grande festa popolare, non è solamente una corsa in bicicletta, è molto molto di più, fa parte della cultura dell'Italia e ha dato la possibilità a tante persone di vedere dei tesori che solitamente rimangono un po' nascosti. Non è il caso di San Giovanni Rotondo, che è un paese conosciuto in tutta Italia e in tutto il mondo, però comunque il Giro d'Italia permette veramente di vedere bellezze nascoste.